Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, quinta puntata di Pallavolè, benvenuti agli ospiti, che sono quattro, comincio a presentarli subito perché gli argomenti sono tantissimi. Michele Morelli, opposto, aggiungo io, bravissimo, della formazione dell'ABBA Pineto Volley. Buonasera Michele. Ciao, ciao a tutti e grazie mille per il complimento. Grazie a te di essere venuto, anche se ci dovrai abbandonare fra un po' per motivi naturalmente legati al tuo impegno pallavolistico. Sì. Nicolas Maranca, presento un responsabile collega, cioè della comunicazione, della formazione degli impianti Futura Teramo. Benvenuto Nicolas e grazie per quello che fai, insomma, nel rapporto di collaborazione, per le immagini che ci fornisce e tutto il resto. Ci sei, Nicolas? Grazie a voi dell'invito e buona serata a tutti gli ospiti e a tutti gli spettatori. Grazie, e poi chiudiamo in bellezza naturalmente, perché il Dulcis è sempre in fondo, con due capitane splendide, peraltro sempre della serie B2 femminile, Maria Carla Scudieri, eccola qui, che è la capitana della formazione della Buona Volley. Buonasera Maria Carla, un'altra Carla senza Maria, Carla Ronzitti, che è la capitana del Gada Pescara 3. Bene. Buonasera a tutti e grazie mille dell'invito, Sergio. Grazie a te Carla, finita l'emozione, penso di sì, devi dire di sì. Sì, sì, certo. Superata. Soprattutto perché c'è il cane nei tuoi paraggi, giusto? Che ti protegge. Esattamente. Allora, intanto un saluto speciale, tutto nerazzurro, a Giuseppe Agati, arbitro in carriera. Obiettivo per lui, promozione, proprio come vincere lo scudetto, toccando ferro. Per quanto riguarda le repliche della nostra trasmissione, a mezzanotte e mezza sempre del mercoledì, per quanto riguarda il canale 14, alle 17.30 del giovedì e alle 12.30 del sabato, mentre le gare del Pineto, dell'ABBA Pineto, su canale 287, della stessa famiglia naturalmente di TV6, ogni lunedì alle 20.30. Per quanto riguarda invece le gare di Serie C, maschile o femminile, che seguiamo ormai dall'inizio della stagione, ogni martedì alle 20.30, come abbiamo già detto, sul canale 287. Allora, via con i titoli, e sono dedicati un po' a tutti i presenti. Cominciamo con l'Ortona. L'Ortona fa sieco anche il Santa Croce, vince per la quinta volta consecutiva, tra l'altro ancora in trasferta. Poi passiamo al tuo Pineto, Michele. Sono tornati i tempi belli per Pineto e San Morelli, ti faranno santo per quello che stai facendo da qualche mese a questa parte. Complimenti, no, davvero Michele, ne parleremo fra un attimo. Andiamo in B1 femminile, finalmente Chieti in campo, per il Trevi non c'è scampo. Andiamo, per quanto riguarda la B2 femminile, al derby del Pescara, gara buona ma che vince la Rabona. Andiamo avanti, alle due ospiti abbiamo dedicato questo titolo, Orcin Cin con i bicchieri per Ronzitti e la Scudieri. Va bene? Maria Carla, sei contenta? Facciamo un brindisi anche alla vittoria. Benissimo, grazie. Allora, tutto meritato. Allora, per quanto riguarda la trasmissione, parliamo del match del vinto dalla squadra ortonese della Sieco sul campo del Santa Croce. Con qualche veloce dato, perché mentre siamo in onda, stiamo registrando appunto, la Sieco sta giocando la seconda gara consecutiva di recupero in casa contro il Taranto, ma naturalmente vi aggiorniamo con il risultato finale, speriamo in un successo. Questa puntata dunque è stata, viene registrata, e a proposito del campionato di pallavolo di A2 maschile, abbiamo lasciato l'altra settimana in sospeso il discorso relativo alla Coppa Italia, mentre guardiamo la schermata dei risultati del penultimo turno, 21ª giornata. Vorrei soltanto ricordarvi che il Bergamo ha vinto la Coppa Italia, come era prevedibile che fosse, battendo 3-0 nettamente il Porto Viro.
squadra di A3, quindi già un grandissimo risultato per la formazione emiliana. Per quanto riguarda invece la serie A2, guardate che curioso, tutte vittorie in trasferta e nessuno al tie break, veramente strano questo turno. Reggio Emilia Siena 0-3, stesso risultato tra Castellana Grotta e Taranto, il Siego Ortona vince 3-1 sul campo di Santa Croce con i parziali 23-25, 26-28, 25-19, 22-25, Lagonegro Bergamo 1-3, 1-3 anche tra Brescia e Cuneo, 0-3 tra Mondovì e Cantù. La classifica aggiornata: Bergamo con una gara in meno 54 punti, Siena 39, Taranto 38 con due gare da recuperare, Sieco con una gara in meno con 37 punti insieme con il Cuneo, quindi passa direttamente sicuramente alla seconda fase saltando appunto gli ottavi. Cuneo diciamo 37, Reggio Emilia 32, Santa Croce 29 con una gara in meno, Brescia 27, Castellana Grotta 26, Cantù 22, Mondovì 16 punti, Lago Negro 12 punti con una gara in meno. Adesso vediamo qualche immagine rapidissimamente del successo del Siego Ortona, naturalmente di cui parleremo ampiamente nelle prossime puntate quando tornerà tutto nella normalità, non ci saranno recuperi infrasettimanali. Siego Ortona dunque vince sul campo del Santa Croce, state vedendo le immagini di una giornata in cui il giocatore toscano Walla, per semplificare perché c'ha quattro nomi leggibili, ha realizzato la bellezza di soli 37 punti, veramente un risultato straordinario, vi si avvicina soltanto un certo Morelli, vabbè. 52% di questo Walla, che naturalmente è un brasiliano, con quattro muri vincenti, vi dico questa statistica. Per i nostri mancava come sempre Cantagalli, ancora una volta, dopo un po' saltato il turno anche Simoni, che ha messo dentro un punto, un ace, e poi è dovuto uscire per qualche problema intestinale. Lo ha sostituito molto bene Fabi con 10 punti, 60%, ottima prestazione di Tommaso Fabi che non giocava da tempo, con 4 muri punto. Due muri anche per Matteo Pedron, che di punti come palleggiatore ne ha fatti 4 e niente male, da fare invidia a Partenio, un punto con un ace. Carelli 13 punti per lui, 12 punti per Marinelli, 17 punti per Felice Sette che continua nella sua marcia trionfale, una stagione indimenticabile. Menicali 8 punti con due muri vincenti, per un totale di 10 muri complessivi per la squadra ortonese, che ha ancora una volta dimostrato le sue doti che io ritengo infinite davvero per quello che sta facendo. Allora adesso passiamo, vediamo quest'ultima azione, passiamo dunque alla 2, ripartiamo dal quadro dei risultati della 20ª giornata, quindi la terz'ultima. Palmi Grottazzolina 1-3, anche qui curioso perché hanno vinto ben 5 volte in trasferta, proprio il Pineto, è l'unica squadra che ha vinto in casa, peraltro al tiebreak. Dunque Palmi diciamo Grottazzolina 1-3, 1-3 anche tra Roma e Tuscania e Traversa e Galatina. Per quanto riguarda il Lecce ha perso 2-3 in casa col Sabaudia, 3-2 invece ha vinto l'Abba Pineto. Volley con il Modica faticando tanto, 25-18, 19-25, 23-25, 25-23, 17-15 parziali che la dicono tutta per quanto riguarda la fatica di cui si parlava poco fa, l'affanno ma anche la soddisfazione di aver ribaltato la gara a metà percorso. Galatina, vediamo la classifica, 49 punti, ormai imprendibile come il Grottazzolina, 48 punti, Toscania 44, quarto posto, ormai credo che non sia possibile spostarsi da quel piazzamento, 40 punti per l'Abba Pineto, però insomma sono i playoff che hanno tanti incroci ancora, rendono tutto possibile. Aversa una gara in meno 31 punti, Modica 30, Sabaudia 26, Roma 23, Palmi 22, Ottaviano 19 con una gara in meno, Lecce 17, Cicastello, prossima avversaria del Pineto, 8 punti. Allora Michele, abbiamo detto tante cose correndo di qua e di là, una partita non esaltante neanche questa la vostra, anche per merito di un Modica che continua a stupire un po' tutto quello che sta succedendo da due mesi a questa parte, con il Palmi che viene a vincere da voi, con l'Aversa che insomma tutte squadre che in medio-bassa classifica, almeno lo erano alcune settimane fa, adesso sono al centro della classifica, però insomma un po' a sorpresa. L'aveva detto il tuo mister Rosichini e aveva detto attenzione perché nessuna squadra è da sottovalutare. Che ne pensi Michele? Sì, assolutamente. Il campionato è un campionato duro, è un campionato sicuramente duro ed è sicuramente molto livellato. Quindi sì, ci sta che squadre come hai detto te prima, Versa, Palmi, Modica possono mettere in difficoltà tutti.
Michele, facciamo una cosa, ascoltiamo prima quello che ha detto il mister Rosichini a fine gara e poi continuiamo naturalmente a parlare. Le immagini sono state riprese e montate da Roberto Scaricaciottoli, che ringrazio. Vediamoci un po', anzi ascoltiamo quello che ha detto il tuo allenatore Gianni Rosichini a fine gara. Gianni Rosichini, l'importante è, come dice qualcuno, arrivare alla vittoria in un modo o nell'altro. Il Pireto ce l'ha fatta, è tornata a vincere 3-2 con tanta fatica, una partita bellissima, tiratissima, con un avversario veramente molto bravo, ancora una volta. E hai ragione tu, avevi ragione tu e l'hai ancora quando dici che questo campionato è molto più equilibrato di quanto la stessa classifica voglia dire. Sì, sicuramente Modica si è dimostrato una grande squadra, quindi merito a loro per ciò che hanno saputo fare. Noi siamo partiti molto bene in battuta. Nel momento in cui siamo scesi in questo fondamentale, Modica si è assestata e ha giocato veramente bene in tutti i fondamentali, mentre noi siamo stati decisamente carenti per quanto riguarda fondamentali di difesa. Quando poi questo ha cominciato a funzionare dal quarto set, l'abbiamo anche costretti a fare degli errori. Poi è stata una partita punto punto che poteva terminare chiaramente 3-2 per loro, 3-2 per noi, però poi ci siamo ritrovati con la giusta convinzione. Tra l'altro loro sono stati trascinati da un Martinez infermabile e vi hanno fatto tanti cadeau perché hanno sbagliato quasi 30 battute, praticamente sono 30 punti dati a voi, che invece come numero di errori vi siete limitati questa sera. Però muro difesa e muro punto, di solito questi dettagli vanno decisamente meglio e stasera così così, insomma soltanto a fasi alterne. Sì, allora per quanto riguarda Martinez ha sicuramente fatto una grande squadra. Ho piacere per lui perché è un mio ragazzo, l'ho allenato per anni, quindi sono contento che si comporti bene. Certo, se fosse comportato un po' meno bene stasera forse sarebbe stato meglio. Sì. Per quanto riguarda il discorso delle battute sbagliate, loro forzavano molto in battuta e per cui è chiaro che ci sta il fatto che possano sbagliare, ma ci hanno messo in difficoltà perché veramente forzavano molto. Questa vittoria vi restituisce la cosa più importante, il morale, perché era veramente importante tornare al successo dopo 3 KO di fila. Assolutamente sì, soprattutto dopo una partita che si è evoluta in questa maniera, averla portata a casa chiaramente ci dà convinzione dei nostri mezzi. E garantisce una notte finalmente non insonne del presidente Abbondanza. Meglio così. Michele, allora, una bella rimonta. Non siete stati brillantissimi come nei tempi migliori, però era difficile battere questo Modica. Sono squadre che arrivano senza forse particolari pressioni e giocano, si esprimono al meglio. Che ne pensi? Anche perché sei stato ancora una volta tra i protagonisti, quindi meriti un plauso speciale. 24 punti, ma soprattutto 61% offensivo, anche con un muro vincente. Però sai fare anche meglio. Sicuramente so che tra un po' comincerà il vero campionato dove ci sarà da far vedere tutto quello che uno ha, ecco, quindi come ha detto tu, come ha detto il mister, sì, ci sta che squadre come Modica, Palmi, Aversa giochino adesso contro, diciamo, quelle che sono dette un po' le più accreditate senza nessuna pressione. Ci sta che mettono in difficoltà, ci sta tutto, come ci sta anche riuscire a venirne fuori dopo 12 partite di fila, 11-12, adesso non ricordo quante ne abbiamo vinte di fila. Credo che comunque era impensabile pensare di arrivare ai playoff con 16, 17, 18 vittorie consecutive. Prima o poi un periodo no doveva arrivare e ben venga sia arrivato adesso e non cavallo a ridosso durante i playoff. Ti volevo chiedere un po' della tua carriera, ma insomma si sa quanto sia stata brillante. Soprattutto torniamo al discorso di partenza, che è poi quello collegato all'exploit del Pineto. Tu non c'eri all'inizio, quando la squadra stentava, arrancava. Dal tuo innesto in poi la situazione è radicalmente cambiata. Magari tu dirai altre cose, ma noi sappiamo che effettivamente il tuo peso si è avvertito e come. E poi sei un punto di riferimento, quando la squadra è in grave difficoltà, allora Partenio prende, alza a te e risolvi. Senza nulla togliere ai bravissimi tuoi colleghi, Partenio che è bravissimo. Assolutamente, ma credo che
sia anche normale, tra virgolette, sono una persona quella con un'esperienza pallavolistica un po' più lunga, ho avuto anche la fortuna di avere una breve parentesi internazionale prima di arrivare qui a Pineto di recente Qatar. Tra l'altro l'ultima, giusto? Sì, i quasi 2 mesi che ho fatto in Qatar, che mi hanno fatto crescere moltissimo dal punto di vista sportivo, anche perché comunque sei in una realtà dove ci sono 20 stranieri, e essere comunque chiamato tra quei 20 stranieri dove c'è gente del calibro di Boye, del calibro di, cioè, gente che è titolare nelle proprie nazionali, diciamo che è stato abbastanza gratificante per me. Dopo l'avventura l'anno scorso a Castellana Grotta avevo proprio bisogno di un qualcosa del genere, e poi l'avventura che è terminata dopo 2 mesi, ma per veramente una cultura con cui facevo fatica ad integrarmi a livello proprio sportivo, perché è una cultura del volley totalmente diversa dalla nostra, che però alla fine è stato un bene per tutti, dai, spero che ne abbia guadagnato Pineto e ne ho sicuramente guadagnato anch'io. Allora, prima ho citato Cattaneo, poi riprendiamo il filo conduttore che riguarda te sul piano personale. Cattaneo 15 punti, bravo Claudio Cattaneo, ancora una volta 52% offensivo, 4 punti per Partenio, il tuo capitano che è stato qui l'altra settimana con 2 muri vincenti, 3 muri vincenti anche per Stefano Trillini con 8 punti complessivi, 50%, 6 held che tra l'altro ha vergato l'ultimo punto preziosissimo, il precedente l'avevi firmato tu. Dopo eri stato prima murato, poi avevi fatto un punto preziosissimo proprio in coda. No, ho tirato direttamente fuori. È vero, avevi tirato fuori. È vero. Sì. L'altra sera ti hanno murato un paio di volte, ci sono riusciti, hanno fatto festa, perché murare te non è mai facile. È vero, hai tirato fuori e ha messo subito, sì, era fuori e basta. Ti sei però rifatto col penultimo punto, dando il là poi al bravo Eld che ha messo dentro con grande gioia di tutti. E soprattutto un sospirone di sollievo dal presidente Abbondanza, il punto con un lace. Per quanto riguarda gli altri, poi 5 punti per Orazzi, 24 appunto tuoi, come abbiamo già detto prima, 3 di Zornetta per 8 muri complessivi. Sul fronte opposto, Bush 21, Martinez 27 punti, come avete sentito anche dal tecnico che lo conosce molto bene. Senti, abbiamo parlato un po' del passato, ma il futuro? Futuro che si chiama Pineto? Potrebbe essere? Il futuro sono altre 2 partite di campionato e i playoff. Dopo non sono una persona da grandi promesse, perché non so se queste promesse possono essere mantenute o meno, quindi preferisco vivermi la realtà e poi il futuro se ne vedrà un domani. È inutile che ora vi sto a dire una cosa che poi magari non è quella o potrebbe essere quella. Certo, preferisco... cioè, sei stato chiaro e onesto, come si dice. Ma ti trovi bene comunque nella piccola ma bella realtà? Sì. Ma io ripeto, quando è stato verso Natale ho fatto un post di ringraziamento sui miei social, perché in un momento mio di difficoltà sono stato veramente accolto come una famiglia. Mi trovo molto bene, sono a metà strada tra casa mia nelle Marche e casa mia giù a Foggia. Quindi diciamo sei che esatto. Quindi no, mi trovo veramente bene, i ragazzi sono fantastici. Tu prima citavi Claudio Cattaneo, che se ti posso dire, per me è il mio punto di riferimento tra tutti i ragazzi. È il mio punto di riferimento perché è un ragazzo che, nonostante la giovane età, lo ritengo veramente molto, molto maturo e molto pronto per la pallavolo che conta. Ultime 2 domande, poi ti lascio. Per quanto riguarda il livello di questa A3, io ho la sensazione netta che sia veramente un più che buon livello. È molto più vicina alla A2 che non al precedente campionato di B1 che non c'è più. Non lo so. Secondo me tra 2 di buon livello e A3 c'è ancora un bel divario. Magari non così eclatante, però c'è del divario. Poi ovvio, io ti sto parlando di prime 4-5 squadre di A2. No, mi riferisco a quello.
un il resto in generale, certo. No, il resto sì, è abbastanza livellato, sì, è abbastanza simile, però diciamo un metà campionato di A2, ecco, il livello è alto e anche lo stress mentale è molto superiore. Cioè, aria di Serie A si avverte, anche se è 1-3. Io dico così perché la B1 di qualche anno fa, quando c'era, adesso non c'è più, francamente c'era un abisso tra quella B1 e la A2. Adesso questo abisso si è attenuato con questo cuscinetto della A3. Sì, certo. Ma certo, assolutamente. Poi è un campionato dove vengono lanciati molti giovani italiani, che non fa altro che essere un giovamento per tutto il movimento. Quindi ben venga. A prescindere, questa è l'ultima domanda, dai risultati finali delle ultime due gare, dove insomma credo che ci sia poco da fare, ormai il quarto posto sembra quello, voi dovreste tornare in campo l'11 di aprile, cioè la settimana dopo Pasqua, poi il 18 e il 21 di aprile, gara di andata e ritorno, eventuale bella. Aversa o Modica, queste sono le due potenziali avversarie. Aversa sicuro. Sì, c'è solo un calcolo aritmetico che salva ancora il Modica. Diciamo Aversa, è una brutta rogna questa, giusto? Io sono contento. Perché sì, sono contento perché reputo Aversa, a parte che è una società a cui sono abbastanza legato, avendo un rapporto umano sia con l'allenatore che con il presidente. Quindi mi fa molto piacere sfidarli ai playoff, mi fa molto piacere metterli un po' il bastone tra le ruote, ecco, proprio per una questione mia personale, e poi anche perché è molto più vicina di Modica, sinceramente andare in Sicilia con l'aereo. Hai ragione. Allora, io prima di salutarti voglio far intervenire un attimo Nicolas. Nicolas, visto che tu sei un collega, se hai una domanda, una curiosità da rivolgere al bravissimo Morelli, di cui hai sentito sicuramente parlare di questi tempi, e soprattutto se segui anche, come curioso giornalista, le avventure dell'area pinetese, visto che insomma segui il Teramo, quindi la provincia è quella. Assolutamente sì, seguo il Pineto con molto piacere, soprattutto perché sono originario di un paesino non molto distante, quindi ci separa soltanto Atri, per così dire. È una realtà affermata che non ha certo bisogno di presentazioni per il blasone della sua storia, soprattutto per la passione che ci mette la famiglia Abbondanza, e questo è davvero da sottolineare, il grande lavoro che si è fatto nel corso degli anni a Pineto, e avere una società in questa categoria significa tanto per l'intero movimento regionale, sempre stato sottolineato da tutti gli esponenti. No, a Michele proprio questo volevo chiedere, perché come si è trovato in questa realtà a Pineto quest'anno? Diciamo che non se l'aspettava quasi nessuno il suo arrivo, però c'era nell'aria la sensazione che il Pineto un grande colpo l'avrebbe regalato poi. Sì, io non so perché le vicende pinetesi prima del mio arrivo non le so, perché avevo a che fare lì, come ho detto precedentemente, all'avventura in Qatar. Però io non ho avuto nessuna remore nell'accettare questa nuova sfida. Sapevo benissimamente i rischi in cui andavamo incontro, perché ovviamente sono una squadra. Prende un giocatore come Morelli, come Giannotti, come tanti giocatori che sono in A3, che hanno fatto una lunga esperienza comunque di A2, si sa che si va incontro a più pressioni, si sa che si va incontro all'obbligo di risultati sempre più positivi, però a me le sfide piacciono, quindi non avevo bisogno innanzitutto di ritrovare me stesso dopo l'avventura fuori nazione. È arrivato a Pineto e ho accettato. Io sono arrivato in Italia, se non sbaglio, il 1 di novembre, e il 4 di novembre ero a Pineto, quindi è stata una cosa molto estemporanea. Grazie Michele Morelli, ti congediamo. Grazie mille, grazie a tutti. Buona serata e ci vedremo poi in campo nel big match contro il Grottazzolina nell'ultimo turno della prima fase. Grazie Michele. Grazie. Allora, grazie. Noi continuiamo con i risultati di Serie B maschile, andiamo velocemente con l'ottava giornata, Alba
Adriatica batte Loreto 3-2, 22-25, 20-25, era sotto per 2-7-0 la squadra di Petrelli, poi è rimontato con 25-19, 25-20 e 18-16 al tie break. E a tal proposito voglio ricordare anche i punti di un certo Pietro Di Meo, che conosciamo un po', tra virgolette, e lo salutiamo con piacere, solo 24 punti, solo tra virgolette anche qui, Buscemi 10, Ridolfi 8, 13 Porcinari, Accorsi 1 punto, 8 punti per Pulcini ma anche per Cretone. Per quanto riguarda gli altri risultati che vedete, che abbiamo già visto, Osimo ancora 0-3, 0-3 anche tra Potentino e Macerata, questa è la classifica, Macerata con due gare in meno 15 punti, Ancona 13 una gara da recuperare, una gara in meno anche per il Potentino che ha 12 punti, Loreto 9 con due gare in meno, Alba Adriatica 7 punti con due gare da recuperare, Osimo 4 punti senza recuperi. Per quanto riguarda l'altro girone, ottava giornata anche qui, girone I1, dove c'è il nostro Paglieta. Il sestetto di De Angelis ha perso contro il Forte Molfetta 0-3 in casa a 14-9-18 parziali, non si è disputata Andria Gioia del Colle, ha riposato il Lucera, per cui la classifica vede al comando Molfetta e Gioia del Colle con 15 punti, il Paglieta con 6 punti, vedremo fra un attimo in grafica, Andria e Lucera 0 punti, anche qui ci sono parecchi recuperi. Per quanto riguarda il Paglieta, un punto per Picciano, 7 per Evangelista, 2 per Berardi, 11 per il capitano Tatasciore, Zaccagnini 3 punti, Cavuto 5, Di Tullio 3 punti. Adesso passiamo alla B1 femminile. Quadro dei risultati dell'ottava giornata, Connetti.it Chieti fa festa soprattutto perché è tornata in campo, ha soltanto 7 recuperi da effettuare, ha battuto 3-1 una straripante gara la squadra neroverde a Nocciano, gioca a Nocciano quest'anno la formazione del Trevi, che non è da sottovalutare, 25-22, 23-25, 28-26, 25-10, c'erano però diverse defezioni nella squadra umbra, questo va detto, Cisterna Sant'Elia 1-3, Casal de Pazzi un po' a sorpresa batte Altino Tenaglia 3-1, 25-21, 25-13, 19-25, 25-23, ha esordito in panchina Luca D'Amico, che è ex allenatore del Sant'Elia, ha sostituito Daniele Litterio alla guida dell'Altino. Salutiamo comunque con affetto e stima Daniele Litterio, che è un ottimo tecnico abruzzese, e ringraziandolo per tutto quello che ha fatto e fa e continuerà a fare per il volley nostrano. Per quanto riguarda la classifica, eccola qui, la vedete, Sant'Elia 3 gare in meno e 12 punti, Casal de Pazzi una gara in meno e 12 punti, Altino Tenaglia 9 punti con 2 gare in meno, Cisterna 4 gare in meno e 5 punti in classifica, Trevi 4 punti e una sola gara da recuperare, la Teatina Connetti.it Chieti 7 gare da recuperare, 3 punti vincente al suo esordio. Ne parleremo fra un attimo con un servizio realizzato da Giuseppe Mrozek, che ringrazio. Per quanto riguarda l'Altino, invece, mancava Sissi, la famosa Sissi, cioè Silvia Costantini, e non è poco, naturalmente la conosciamo tutti, è bravissima, e poi con la Meniconi sempre acciaccata, solo 4 punti per lei, 17 punti da Longobardi, con un 41% offensivo, un muro vincente. Per quanto riguarda la Spicocchi 9, 14 punti, Graziani Elisa ha fatto un'ottima partita con 54% offensivo, questa ragazza molto interessante, Asia Zinconi 13 punti, ben 86% offensivo e 57-36 nelle retrovie. Per quanto riguarda invece le ragazze laziali, 19 punti la Ribecchi e 22 la Viscioni. Ma sentiamo un po' come è andata Chieti con il servizio di Giuseppe Mrozek, ringrazio per la parte tecnica invece Carlo e Fabio Di Blasio. Via. Con Giorgio Nibbio, con l'allenatore della Connetti.it, prima domanda, se ti aspettavi che la tua squadra dopo un mese e mezzo di attività potesse reggere 4 set così tirati? No, no, non me lo aspettavo, sinceramente no, infatti voglio fare i complimenti al secondo allenatore, preparatore atletico, a Simone, perché ha fatto un lavoro veramente eccezionale a livello di pesi, mi ha messo una squadra in piedi in una settimana e mezza, due. Brave le ragazze, perché non hanno mai mollato, quindi non me lo aspettavo, adesso stanno venendo qua, guardale, a esultare, quindi no, siamo molto contenti, dai. Ecco, è ripartito con un sestetto forse insolito, diciamo, con alcune giocatrici che dovrebbero, secondo le intenzioni iniziali, partire titolari, che invece hanno iniziato in panchina. Poi col passare dei minuti si sono guadagnate il campo. Io ti faccio un nome, so che per un allenatore è sempre antipatico, però Federica Comotti mi sembra che fra terzo e quarto set abbia fatto una grande partita. No,
Ma lei è entrata bene, ma lo sapevamo che sarebbe stato così. Adesso noi purtroppo siamo in condizioni che la squadra deve ruotare tutta. È un anno e passa che non giochiamo, siamo stati fermi 32 giorni, sono tantissimi, un'eternità, e quindi sapevamo che dobbiamo farle ruotare la squadra. Ma le stesse Lavinia, lo stesso pareggiatore hanno gestito bene la gara, sono state brave veramente tutte a star lì, soprattutto il terzo set, perché non pensavo sinceramente di riuscire a vincere una partita così tirata. Vuol dire che il fiato siamo riusciti a farlo venire su, e quindi insomma brave a tutte, non c'è proprio una indispensabile. È vero che Fede quando è entrata in attacco è diventato un macigno per la squadra avversaria, e se imparasse anche ad allenarsi un po' meglio in certe situazioni diventerebbe veramente un giocatore molto forte. Lo sguardo critico di un allenatore in una partita come questa che dà soddisfazione, una vittoria 3-1, se c'è un aspetto su cui, che non ti è piaciuto, su cui la squadra deve lavorare, qual è? Beh, questo viene dato dal fatto che non abbiamo giocato, quindi il ritmo gara, però secondo me abbiamo sprecato troppo sulla fase di contrattacco, perché abbiamo difeso tanto e contrattaccato male facendo tanti errori e non riuscivamo mai ad andarle a prendere. Quando ci siamo messi lì a farlo dal terzo set in poi abbiamo alzato le percentuali in attacco e siamo riusciti ad andarle a prendere e vincere. Questo sicuramente è da lavorare. Abbiamo lavorato bene sulla prima palla, quindi sulla prima palla abbiamo avuto veramente una buona percentuale, ma sulla conduzione del muro di difesa bisogna lavorarci ancora di più. Ultima domanda, campionato oggettivamente strano, due mini gironi, in un girone complessivo in cui ci sono squadre naturalmente più attrezzate della Connetti.it, in cui comunque non si retrocede. In una stagione del genere con che motivazioni si preparano le partite e le si gioca? Io l'ho detto alla squadra, io la vivo nella stessa situazione, se non si retrocede noi dobbiamo cercare di vincere qualsiasi partita. Quindi lo spirito è questo, deve essere quello di andare in campo per vincere sempre. Poi ci sono squadre più attrezzate di noi stiamo giocando con dei 2001, dei 2099 e stanno crescendo, l'obiettivo è farle crescere, fare un buon campionato. Poi sappiamo che il nostro campionato è sfalsato, perché noi dopo giocheremo mercoledì, sabato per un mese intero. Quindi quello che viene viene, è facile che daremo spazio anche sicuramente delle ragazze ancora più giovani del 2006, e quindi noi ce la lottiamo su ogni campo. Bene, allora riprendiamo dopo lo stacco pubblicitario. Adesso c'è il tabellino della squadra neroverde. Di Paolo 13 punti con un ace, due muri vincente, 48% in attacco, due ace, due punti per Ludovica Marchi, Giulia Gogna 9 punti con due ace e tre muri punto, un ace e 5 punti complessivi per Malovic Natalia. Bene il libero Teresa Ferrara 58-42, Federica Comotti 13 punti con un ace e 3 muri vincenti, un ace e un punto per Linda Micheletti, Nicole Tellaroli 18 punti con 2 ace e 3 muri punto, 71% e 36% in ricezione, 4 punti complessivi per Lavinia Diodato, 60-41 in ricezione complessivamente la squadra, 37 in attacco, 11 i muri vincenti della Teatina, 10 ace, 17 battute errate per le ospiti, Casa Reale 19 punti e Panisce con 15 punti. Bene, allora adesso abbiamo detto tante cose per quanto riguarda la B1, passiamo alla B2, vediamo il quadro dei risultati dell'ottava giornata. Arabona Gada Pescara 3-1 con questi parziali 25-13, 23-25, 25-19, 25-17. Porto Sant'Elpidio, che la capolista, batte l'impianti Futura Teramo 3-0, 19-22, 16 parziali, ce ne parlerà naturalmente Nicolas. Pagliare del Tronto Fermo 3-1 con la capolista Porto Sant'Elpidio con 21 punti, che però è inseguita e tallonata dall'Arabona a quota 20. Complimenti comunque a tutte e tre le abruzzesi. Impianti Futura Teramo 13 punti, Pagliare del Tronto 9, Gada Pescara 3, 5 punti, Fermo 4. Qui non ci sono recuperi da effettuare. Eccola qui la classifica. E su questa classifica voglio sentire, allora, intanto cominciamo a parlare della gara del tuo Teramo, Nicolas, e poi concluderemo con il derby, perché è molto sentito e si è visto anche in mezzo al campo. Poi c'era l'altro telecronista bravissimo, Donatelli, quindi il massimo. Allora, Nicolas, partita scontata sulla carta, oppure c'è stato qualche momento in cui avete avuto l'opportunità di provarci? Diciamo che la squadra ha accusato il colpo, ecco, mettiamola così, perché è un avversario che non ha bisogno di presentazione, ha demetrio energia, è una squadra solida, ben costruita. Poi ovviamente quando ti ritrovi contro una giocatrice come Giada Benazzi, credo che ci sia ben poco da fare per tutti, perché a questa categoria sta ben stretta,
per chi la conosce. Il primo set la squadra aveva iniziato molto bene, restando punto a punto con Porto Sant'Elpidio, poi è successo qualcosa, è stato un momento di blackout, alla fine il gap è diventato irrecuperabile. Nel secondo set invece c'è stata la possibilità di portare la partita dalla nostra, soprattutto perché la squadra ha dimostrato più a lungo di poter stare dietro la Demit Energia. Poi nella parte finale, con il loro allenatore Cesarone che ha rimesso in campo le sue giocatrici migliori, diciamo che Porto Sant'Elpidio ha preso il largo, ecco. Poi nell'ultimo set invece c'è stato blackout totale, come l'ha definito la nostra palleggiatrice Marianna Ferretti. Ci può stare, ovviamente noi cercheremo di rialzarci subito, di mantenere quel terzo posto cui la società tiene. Si sta facendo un bel lavoro e questo è importante. Peccato per queste due sconfitte consecutive, ecco, perché la squadra era in crescita, stava dimostrando di esserci, insomma, in questo campionato, che per noi è un campionato nuovo, non dimentichiamocelo, ed è un campionato molto livellato. La classifica non inganni, perché anche chi ha meno punti in classifica davvero sa mettere in difficoltà chiunque, e lo ha dimostrato. Queste sono le immagini della gara, io te ne ringrazio, fra un po' ci sarà uno stacco pubblicitario, però prima voglio commentare con te le prestazioni individuali, a parte le marchigiane del Porto Sant'Elpidio, 13 punti a testa Tiberi e Benetti. Per quanto riguarda il Teramo, avete sbagliato 5 battute, 4 muri vincenti e 4 esse. Chiara Peroni 2 punti con un esse e un muro vincente. La capitana Francesca Imprescia, e lei la capitana, mi confermi, giusto? Sì, 7 certamente. Punti. Ah, bene, 7 punti con un esse e un punto anche per Maria Giulia Dugo. Aurora Patriarca 2 punti, Cecilia Di Marco 1 punto, Greta Mazzagatti 4 con 3 muri vincenti, Marta Di Carlo 3 punti, 43% in attacco, 46% ricezione positiva del libero Sofia Masci Antonio. Ho lasciato per ultimo Monica Lestini, che abbiamo sentito l'altra settimana al tuo microfono, 18 punti con un ace, 63% positiva la ricezione, 41% in attacco. Beh, insomma, ci sono anche degli elementi positivi complessivamente tra difesa e attacco, da cui anche ripartire per i prossimi turni, anche perché siete in procinto di fare un derby, giusto? Sì, si giocherà la partita contro Pescara 3 in casa di Pescara. Statistiche individuali importanti sicuramente. Spicca il fatto che Monica Lestini, nonostante ci sia stata alla fine quel divario di punti tra le due squadre, sia stata la migliore realizzatrice di tutta la partita, ha fatto meglio anche di Rabenazzi. In attacco, ovviamente, per lei è tutto facile, vede tutto con occhi completamente diversi dalle altre. È una giocatrice sicuramente importante, noi siamo orgogliosi di averla portata qui a Teramo con grande impegno da parte della società, della parte tecnica, si sta lavorando bene, poi il gruppo è coeso e anche grazie a lei, insomma. E le altre giocatrici hanno avuto un leggero calo rispetto alle statistiche delle giornate precedenti, ci si aspettava una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Rispetto alle gare precedenti, appunto, ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto meno punti a muro, abbiamo letto male delle situazioni prevedibili, ecco, un po' di lucidità mentale soprattutto, è questo che dobbiamo recuperare, che la squadra deve recuperare, ma ci può stare. Ciò non toglie il grande lavoro che sta facendo lo staff tecnico. Ringraziamo puntualmente l'allenatrice Iana Krusikova e tutto lo staff della LG Impianti, ma soprattutto del progetto Volley Teramo. Ti farò intervenire per il derby, adesso c'è uno stacco pubblicitario, hai citato Lestini, abbiamo già detto anche altre volte, non c'entra niente con questa categoria. Andiamo adesso alla pubblicità. Bene, riprendiamo allora con l'altra gara, il Gran Derby, e sentiamo subito le due capitane. Maria Carla Scudieri, avete vinto, e tra l'altro il primo set l'avete cominciato male, 0-3 se te lo ricordi. Poi è successo l'esatto contrario nel secondo set, quando eravate in vantaggio e poi l'hanno vinto loro. Maria Carla, bella partita, difficile più del previsto, giusto? Guarda, no, nel senso che noi ci aspettavamo chiaramente... È stato tutto facile?
No, appunto, non era, cioè, non ho forse non ho capito che mi hai detto, forse non ti ho sentito bene. No, no, ti volevo dire proprio il contrario, che non ci aspettavamo una partita facile. Esatto. Quindi confermi l'impressione. No. Sì. Sì, esatto, non ci aspettavamo assolutamente una partita facile, con tutto che magari eravamo in casa nostra, quindi sai, forse poteva essere una cosa a nostro vantaggio, però uno è sempre un derby, due avevamo già fatto l'andata, quindi la maggior parte le conosciamo, abbiamo visto come hanno giocato, una squadra aggressiva, una squadra che difende tanto, quindi ci aspettavamo che anche in casa nostra venissero e che insomma sarebbero venute e avrebbero fatto la loro miglior partita. E noi siamo partite molto bene, diciamo che il primo set è stato, non lo so, abbiamo fatto quasi tutto bene noi, è finito anche in poco tempo, siamo state aggressive noi, non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo giocato al 100%, e poi chiaramente non è tutto oro quel che luccica, nel senso una partita non si basa solo sul primo set, quindi questa magari lucidità e anche concentrazione dovevamo mantenerla poi durante tutta la partita. Il secondo set non è stato proprio così, infatti non a caso insomma abbiamo perso, loro sono rientrate un pochino più in partita e noi magari siamo scesi un po' di concentrazione, di lucidità, quindi anche delle situazioni anche su palle facili, capito, non siamo riusciti a chiudere il punto. E poi vabbè, la partita è stata secondo, terzo e quarto set è stato un pochino più insomma abbastanza livellata, poi noi abbiamo avuto la meglio, però è stata una partita, cioè ti ripeto, non ci aspettavamo una partita facile, ecco, assolutamente. Sono d'accordo con te, perché anche io la partita me la sono vista integralmente in un secondo tempo, però l'ho vista. La tua Tecnoprogetti Arabona, così si chiama la società, ha messo dentro anche 10 muri vincenti, niente male, anche 9 ace, tu due punti, e tutti e due punti, se ricordo bene, realizzati nel secondo set, quando poi l'avete perso, rimettendo il pallone sul campo opposto, con la sorpresa che ormai dovrebbero conoscere, perché sei una marpiona nel settore. Quindi, sì, però li ho fatti nell'unico set che non abbiamo vinto, quindi insomma, esatto, forse tanto importanti non sono stati questi punti. Sembra una cattiveria questa, però sì, è una casualità. Due punti anche la giovanissima Di Diego, che è molto brava, una ragazza molto interessante. 8 punti Beatrice Pardi, 10 punti Luigia Coletta, 14 punti Gaia Merlini, Elena Dodi 19 punti, anche Michela Romano. Insomma, è un bel complesso, un gruppo molto interessante che secondo me può dare filo da torcere, il tuo, naturalmente il tuo gruppo, fino in fondo alla squadra del Porto Sant'Elpidio, contro cui avete perso in casa, mi sembra 2-3, giusto? Sì, abbiamo perso sia l'andata che il ritorno 3-2, 3-2. Abbiamo fatto due bellissime partite, lunghissime, tiratissime. E, loro sono una bellissima squadra, insomma sono strutturate, hanno sicuramente un elemento, qualche elemento importante insomma d'esperienza, una la, beh, lo sappiamo, l'opposta, Giada Benazzi, l'altra è la centrale, che comunque ha sempre fatto più o meno B1, B1 a vincere, insomma è una ragazza esperta, De Marino. E non so se le rincontreremo, nel senso che nella seconda fase noi giocheremo con tutte le squadre che non abbiamo incontrato in questa prima fase, e poi dipende come vogliono fare, perché non si è capito se fanno questi insomma playoff, non playoff, se fanno giocare, sì, non fanno giocare, un po' dura, esatto, la questione, sì. Quindi non so se le rincontreremo, ecco. Va bene, meglio così in questo caso. Allora, il Carla Ronzitti, il tuo allenatore, ha detto che alti e bassi di una formazione da cui si aspettava qualcosina di più, e l'ha definita un'occasione persa. Troppi regali e senza mordere in battuta. Sembrano tutte cose negative, ma insomma io vorrei dire al buon Bruno, che è stato ospite qui l'altra settimana, ma che cosa vuoi di più da queste ragazze? Mi difendo, faccio l'avvocato, dai. Ho le immagini che abbiamo visto e che rivedremo fra un po', sono di Dario Blasioli, che ringrazio di cuore. Vai. Ok, no, sicuramente volevo dire che sono in parte d'accordo con quello che ha detto Bruno, anche se non sono cose del tutto positive, perché c'è molto rammarico, ma non tanto per il risultato finale, perché secondo me è meritato, dal momento in cui la Rabona
per quanto ho potuto vedere io, è rimasta concentrata dall'inizio alla fine della partita, cioè si vedeva proprio addirittura dalle loro facce, da come sono entrate in campo. Il nostro gioco, il gioco che comunque noi ci siamo preparate per tutta la settimana, che io devo dire che ci siamo preparate molto bene sotto il livello tattico, abbiamo fatto degli allenamenti bellissimi e mirati per questa partita. Purtroppo il rammarico è che non siamo riuscite comunque a fare il nostro gioco, abbiamo fatto un sacco di errori su palle facili, non abbiamo spinto in attacco, ma soprattutto in battuta abbiamo fatto, penso, una quantità di errori in battuta, ma non mi ricordo bene, però diciamo che non sono in battuta. 10 errori complessivi, un solo ace e 2 muri vincenti per la cronaca. Ecco, appunto, quindi mi ricordavo che siamo riusciti a fare solamente un ace, quindi diciamo che il problema principale è stato che ci è mancato il coraggio, ecco, il coraggio di spingere in attacco, magari di evitare, appunto, come si è visto anche in questa azione, di evitare di rimandare la palla di là facile, magari in bagher o in palleggio, ma questa è stata una delle tante azioni del genere, mentre la differenza con la Rabona è che loro hanno spinto molto in attacco, anche su palloni magari un po' più sporchi in difesa, anche se loro sono state bravissime, cioè noi non siamo riuscite a metterle in difficoltà né in ricezione né in difesa, ecco, il nostro gioco, ripeto, si è visto diciamo il secondo set e una parte del terzo che eravamo partite bene, poi purtroppo non so cosa è successo, non siamo state concentrate. Il palleggiatore nostro Alice non ha ricevuto molti palloni buoni da servire ai nostri centrali e quindi abbiamo fatto un gioco un po' più aperto, un po' più scontato. C'è una giocatrice che in ricezione è andata benissimo, 84 e 63, cifre pazzesche, una certa Carla Ronzitti, sei stata bravissima, complimenti, 10 punti. 10 punti e 43% in attacco, quindi le cifre ti assolvono, quindi ti abbiamo invitato a una serata giusta, complimenti, dai. Grazie. Sì, hai ragione, perché nel terzo set avete avuto un momento brillantissimo, dal 12 a 5 in favore della Rabona, avete avuto un parziale di 8 a 2, rimontando posizioni fino al 14 a 13, con una ottima Cocco trascinatrice, peraltro in quella fase, poi è entrata anche la Di Diego, che un gran muro della Montanaro, 15 a 14, dopodiché blackout quasi totale, esatto. E vi siete perse per strada. E quello che ha fatto arrabbiare Bruno, che ha detto il terzo e il quarto set mi aspettavo qualcosa di più, e soprattutto negli attacchi. Allora, visto che ci siamo con le cifre, Corin Penna 13 punti, Chiara Cocco 10 con un ace, Angeloni un punto, Ceroni la centrale, Lucrezia, se ricordo bene il suo nome, 6 punti, sì, con 42% in attacco, Alice Di Francesco 2 punti, Di Girolamo 1 punto, nessun punto Donatelli e Dell'Orso, Caravaggio 72-36 ricezione, molto bene tutti e due liberi, sia Caravaggio Marianna da una parte, e per quanto riguarda sul fronte opposto, i complimenti anche del tuo Bruno Mazzuccato a Giorgio Santacroce, che non si discute naturalmente. Non sono entrate la Beltrani e la Raiola. Io non ho citato, però l'ho fatta apposta, una certa Silvia Montanaro, detta Stick, così ho azzeccato? Stick, sì, cioè, è 8 fantastico. 8 punti e 78% offensivo. Una nuova firma, ci voleva un elemento anche tanto esperto, si è fatta sentire subito in campo e potrebbe essere un altro percorso quello che state per avviare, è così? Sì, assolutamente, io sono contentissima di questo nuovo innesto, cioè Silvia ci vede dal suo 1,90 m. 1,90 m, complimenti. 1,90, sì, un centrale così alto in Serie B è difficile da trovare, cioè non so al nord, però qui scarseggiano, quindi si vede anche in campo la sua presenza, soprattutto che viene da un campionato di B1, B2, si vede che è andata fin da giovane su al nord, è migliorata molto tecnicamente e diciamo che è arrivata nel momento migliore, a noi serviva un centrale, lo cercavamo dall'inizio dell'anno
e quindi diciamo è arrivata perfetta. Ci voleva proprio un elemento del genere. Maria Carla Scudieri, il tuo Cesarone è molto giovane tra l'altro, vi ci trovate bene anche perché insomma sembrate quasi coetanei in un certo senso. Sì, praticamente sì, io sono più grande di lui, ci portiamo due anni. Esatto. Vabbè, credo che stia facendo bene, insomma, sono già alcuni anni, sta lavorando bene e molto soddisfatto di voi. Sa come vi ha definito in un'intervista che non ho potuto mandare in onda, e ringrazio Giulia per questo, ragazze d'oro. Ha esagerato? No, dai, no, è stato carino, no, ha ragione, cioè nel senso, secondo me ci aiutiamo anche un po' a vicenda, comunque noi siamo un gruppo abbastanza, cioè siamo un gruppo eterogeneo, ci sono quelle un po' più grandi, con un po' di esperienza che poi non è questa esperienza chissà che, e poi ci sono delle ragazze veramente super super giovani, quindi lui è stato bravo, è bravo ad entrare in questa, insomma, in questo gruppo misto, perché a quelle giovani devi impostare tutto, impostare un po' la tecnica, il modo di pensare, eccetera. A quelle grandi invece un po' da una parte devi tenerle a bada, perché comunque magari anche viene un po' l'istinto di provare a correggere la piccola, no? Così, che in realtà non è il nostro ruolo, ecco. E quindi no, lui è bravo, dai. Noi non siamo facilissime, secondo me, non siamo, cioè, un gruppo così non è facilissimo, però siamo tutte ragazze stra allenabili che hanno voglia di giocare, quindi quando sì, uno ha voglia di giocare... Lo ha detto a più riprese, l'ha sottolineato, vi impegnate sempre tanto. Della partita ha detto solo vi ha dolcemente rimproverato per qualche calo inevitabile di concentrazione. Ci sta in una partita e soprattutto in un derby. Sì, guarda, è un po', in realtà è un po' il nostro problema, forse un problema comune un po' a tante squadre. Che abbiamo dei momenti di blackout, ok, magari stiamo avanti di 5-6 punti, in 30 secondi apri gli occhi e ti trovi sotto di 2 punti, cosa è successo in questi 8 punti tu non lo sai, ecco, questo dobbiamo migliorarlo. E non so se è calo di concentrazione, di magari che ci adagiamo, magari quando prendi un po' di punti ti adagi, quindi magari provi a fare qualcosa, iniziano i primi errori. Però dobbiamo lavorare su questo, soprattutto nella seconda fase, perché la seconda fase, se tutto rimane appunto invariato, ci saranno delle partite secche, no? Quindi non ci sarà più un'andata e un ritorno. Esatto, quindi non c'hai tempo di dire ok, l'andata è andata in un modo, scusa la ripetizione, nel ritorno facciamo qualcosa di meglio, eccetera. Cioè, sono tutte piccole finali. Ok, e da una parte questa cosa mi piace, perché secondo me scendi in campo con una, insomma, un'aggressività, una voglia di fare pazzesca, e dall'altra può essere pericoloso, perché magari anche la squadra che sulla carta fortissima, sempre vinto eccetera, ci può essere la partita che per sfortuna, per non so che motivo, ti va male, quindi lavorare sulla concentrazione è fondamentale. L'ultima battuta con tutte e due, brevissime le risposte, tanta Antoniana tra l'una e l'altra squadra. Ben 16 ragazze, qualcuno si è fatti i conti, vero Ivano? 16 ragazze tra le due squadre, è un peccato davvero, è un peccato che non ci sia più questa bellissima realtà a questi livelli. Sono d'accordo Sergio, sono d'accordo, perché sì, praticamente era uno scontro Antoniana contro Antoniana, sì, praticamente. Esatto. Sì, infatti ci conoscevamo tutte, quindi sì, derby eccetera, però veramente tutte visi super conosciuti, ci vogliamo tutte diaspora, bene. Veramente, che peccato. Sì, è stato un peccato perché a Pescara, una società che ha un vivaio, un super vivaio, scusate il telefono, c'è un super vivaio, e non essere riuscito a portare avanti quello che in realtà si era conquistato sul campo, perché aveva vinto, certo, una Serie C e senza, insomma, prime indiscusse, e poi quell'anno di B2, che in realtà secondo me è stato anche un bell'anno, nel senso non era facile, il girone di giù non è stato facilissimo, eppure siamo riuscite a vincere le nostre partite eccetera, e poi tutto quanto si è dissolto, si è sfasciato, usando un termine violento. Allora Carla Rosetti, hai pochi secondi per dire anche tu la tua, e soprattutto come andrà a finire il derby col Teramo, visto che c'è Nicolas qui. Una sfida, allora, dai. No, per quanto riguarda Antoniana
Per quanto riguarda Antoniana contro Antoniana, cioè io sono sempre felice, tra virgolette, di giocare contro di loro e insieme a loro con le persone con cui ho già giocato all'Antoniana. E si vede che sono sempre partite sentite, poi ci conosciamo tutte quante, sappiamo quali sono i nostri punti deboli, comunque è sempre divertente giocare questo tipo di partite, e mi dispiace anche per come è andata quell'anno, che potevamo, cioè l'Antoniana si era salvata in Serie B, però purtroppo è andata così. E ci ritroviamo adesso a giocare contro derby col Teramo. Per quanto riguarda la partita col Teramo, è importantissima, cioè è fondamentale. Loro sicuramente arriveranno belle toste, belle così caricate da due partite, da due sconfitte. Sicuramente vorranno prenderseli questi tre punti, verranno in casa nostra e sicuramente noi... dato che è andata questa partita così contro la Rabona, ci impegneremo ancora di più per migliorarci e sicuramente per non avere più quei cali di prestazione che abbiamo avuto nella partita precedente e fare sicuramente meglio nella prossima. Nicolas, pochissimi secondi perché c'è un ultimo servizio da mandare in onda e sono in ritardo. Vai. Permettimi intanto di fare i complimenti. Partita da 3-2? Complimenti? Faccio complimenti alla squadra della Rabona, approfittando della presenza del capitano, per il percorso che si è costruito, che nel corso del tempo, questo non è soltanto frutto di un anno di lavoro, ma di tanto tempo dietro, di tanto lavoro da parte della società. Per quanto riguarda la partita di sabato, devo dire che sarà una partita molto difficile. Posso dire che le ragazze sono già cariche perché vogliono riscattarsi e anche la società si aspetta una reazione. Una partita 3-2, non lo so, in due anni che lo dico io perché me la vengo a vedere io, mi devo sciroppare 5-7, non finisce mai, sempre così. In due anni che sono in questo sport ci ho capito ancora poco, quindi le previsioni non le faccio ancora, ecco. sono sicuro che entrambe le squadre, anche perché Pescara ha un organico giovanissimo e di valore, al contempo si daranno a battaglia. Grazie. Prossimo turno in A2 maschile, domenica 21 marzo, si giocherà Sie Cortona contro il Castellana Grotte alle ore 18. La partita concluderà la prima fase, poi si passerà agli ottavi, ma l'Ortona salterà direttamente ai quarti. Per quanto riguarda la 3, sabato 20 marzo, Aci Castello, Abba Pineto, ore 20:30. Ecco qua il quadro. Per quanto concerne quindi è un anticipo, bimaschile sabato 20 febbraio si giocheranno Macerata Alba Adriatica alle 17 e Andria Paglieta a seguire alle ore 18, sempre di sabato 20 marzo, scusate, non febbraio naturalmente. Ecco qua la partita sul cartello. Per la B1 femminile, domenica 21 marzo, si giocherà il Grand Derby alle ore 17:30 al Valle Anzucca di Francavilla tra Altino Tenaglia e Connetti.it di Atina Chieti. B2 femminile, sabato 20 marzo, il derby di cui abbiamo parlato poco fa, alle ore 17 al Palo Orfento tra Gada Pescara 3 e Impianti Futura Teramo. Fermo Arabona invece si giocherà alle 17:30, sempre di sabato 20 marzo. Chiudiamo con la Serie C, dove nella quarta giornata si sono giocate Campobasso Torrione, C maschile naturalmente, Torrione L'Aquila 3-0, Teramo contro Teate 0-3, non si è giocata invece l'inviata Termoli Avezzano, Sieco Ortona e Cetias Montesilvano 1-3, si è ritirata la squadra della Jurassic. La classifica: Campobasso 12 punti, Cetias Montesilvano 6 punti, Teate e Sieco Ortona 3 punti, tutto il resto a quota 0. Per quanto riguarda la C femminile, girone A quarta giornata, Giulianova Cusaquila 3-0, di questa gara abbiamo un servizio, ringrazio Alessia Mastrilli che ha fatto anche la telecamera, la giocatrice libero, fortissimo libero dell'Altino, 3-0 il risultato finale, 21-17-17 i parziali, ringrazio naturalmente anche Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica, 3-0 del Nereto sul Pratola, 3-2 del Torricella Sicura sul Montorio, ha riposato Cetias Montesilvano, Giulianova e Cetias Montesilvano a quota 6 al comando della classifica, Nereto e Pratola 3 punti, Torricella 2, Montorio 1, Cusaquila 0, naturalmente in tutta la Serie C ci sono tanti recuperi da effettuare. Chiudiamo col girone B, quarta giornata, Cepagatti batte Connetti.it Chieti 3-0, Campobasso Loco Volley
di Loreto Prutino con Le Corvino 0-3, non si è giocata da Nunziana Junior Ortona, ha riposato il Penne, la classifica vede al comando Cepagatti con 7 punti, 6 Locovolle, 4 Penne, 2 punti per Junior Ortona e Campobasso, da Nunziana e Connetti.it Chieti 0 punti. Vediamoci quest'ultimo servizio del successo per 3-0 del Giulianova sul CUS Aquila. Siamo qui con il primo allenatore della pallavolo Giulianova, D'Andrea Andrea, e vogliamo chiederti qualcosa, qualche commento sulla partita appena disputata. Intanto complimenti per i 3 punti conquistati. Allora, ok i 3 punti che secondo me passa in secondo piano. La vittoria nostra e anche della squadra avversaria è quella di essere tornati in palestra, riprendere a fare un'attività con tutte le problematiche che abbiamo fuori e quindi vivere questo momento, tutte le emozioni, le problematiche che ci stanno dietro. Questa per noi è la vittoria e penso che lo sia stato anche per la squadra avversaria. Poi il punteggio secondo me passa in secondo piano in questo momento qua. Siamo qui con il primo allenatore del CUS L'Aquila Spagnoli Donato, sì. E abbiamo visto una squadra diciamo lottare per tutti e 3 i set questa sera, ma purtroppo il risultato è stato troppo buono di 3-0, quindi volevamo un commento da parte tua su questa performance delle ragazze. Quest'anno è una Serie C un po' atipica come del resto tutti i campionati, quindi già il fatto di poter giocare di per sé rappresenta un qualcosa che dà speranza. Ecco. Noi personalmente insomma, abbiamo rinnovato completamente la squadra, che il gruppo è under 17 con un paio di giocatrici diciamo, che aiutano, fanno da mamme, da chioccia queste ragazzine. Sì. Per molte di loro è stato addirittura oggi l'esordio in questo campionato, fino all'anno scorso militavano in prima divisione, quindi è anche un qualcosa di più grande rispetto a quanto gli viene chiesto, per cui dal punto di vista del risultato è l'ultima cosa a cui guardiamo. Bene, chiudo, ringrazio e saluto Carla Ronzitti, Maria Carla Scudieri e Nicolas Maranca, naturalmente ho ringraziato Michele Morelli che è stato l'altro ospite per quanto riguarda il Pineto, saluto e ringrazio anche Maurizio Dagui e Karim per la parte tecnica per questa quinta puntata, appuntamento a mercoledì prossimo, grazie e buonanotte. Ciao! Ciao. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.